Buongiorno a tutti e benvenuti allo Scottish Summit che oggi ci ospita numerosissimi come comunità di sviluppatori e di speaker italiani. Diamo il benvenuto quindi dall'Italia a tutti gli ascoltatori dello Scottish Summit e oggi io, Andrea Tosato, vi parlerò di sidecar pattern in un'architettura a microservizi sfruttando Dapr su Azure. Vi invito a twittare e a condividere quello che è l'hashtag della conferenza Scottish Summit 2021 e durante la sessione di oggi quindi andremo un po' a capire quelle che sono la base teorica di Dapr e quello che è un possibile scenario di utilizzo. Ringraziamo quindi gli sponsor della conferenza che sono numerosissimi, alcuni li potete trovare qui su questa slide, altri li troverete direttamente sul sito e grazie a loro quindi riusciamo oggi a svolgere questa conferenza. Chi sono io? Io sono Andrea Tosato, sono un back-end developer .NET, lavoro per Technogym, un'avventura che ho cominciato da poco e vado a utilizzare tutto quello che è lo stack .NET dalla parte del database fino alla creazione di API. La sessione di oggi è principalmente orientata a come andare a sviluppare un microservizio in modalità diverse. Sviluppare un microservizio è sempre molto difficile, soprattutto perché per andare ad identificare quello che è un pezzo di codice lo si può scrivere in tante maniere, poi se questo codice viene preso, elaborato, manipolato da più persone, ognuno ha il suo stile, ognuno ha la sua prassi e quindi andare a definire quello che è una prassi di sviluppo che poi deve essere applicata all'interno di tutta la parte applicativa del nostro prodotto è sempre molto difficile. Utilizzare quindi strumenti esterni come possono essere ad esempio dei semplici service bus, come l'utilizzo di altri strumenti di sviluppo che vengono sfruttati principalmente dalla parte dei microservizi è sempre molto complesso, soprattutto se c'è un accoppiamento diretto tra quella che è la logica applicativa e un servizio ben definito che magari nel tempo può mutare le sue caratteristiche. Proviamo a pensare a un service bus, se nell'anno 2000 possiamo avere un RabbitMQ di una certa tipologia, magari con l'andare avanti dell'epoca e andare avanti del prodotto, lo sviluppo quindi di tutto quello che è la necessità applicativa, magari Rabbit non è più sufficiente, bisogna scalare ad esempio su dei bus che contengono più servizi come Kafka o simili. Ovviamente poi tutto quello che è la parte applicativa ha necessità di essere aggiornata. Dapr offre proprio questa tipologia di astrazione perché ci consente di estrarre quello che è il servizio e l'utilizzo perché ci fornisce un SDK che va a dialogare con dei servizi esterni come possono essere il bus o quant'altro, poi vedremo esattamente quali che servizi ci dà a disposizione Dapr. Questi servizi possono essere generici e quindi astratti. Dapr quindi ci consente proprio tramite quello che è il sidecar pattern di andare a disaccoppiare la parte di sviluppo scrittura del codice e quindi la parte applicativa con quello che è l'approccio verso il servizio esterno. Quindi, che cosa offre effettivamente Dapr? Dapr offre due principali strati che possono dialogare con Dapr stessa e sono uno è la parte del protocollo HTTP tramite delle API, l'altro è la parte del gRPC API. Queste sono delle API esposte da che cosa? Da quello che è Dapr. Dapr viene deployato, rilasciato proprio come sidecar pattern e vedremo poi in seguito che cosa significa all'interno di un container questa cosa. Ci consente quindi tramite delle API ben definite e ben dichiarate di accedere a quelli che sono i servizi. I servizi che offre Dapr quindi sono quelli che vediamo nella sezione in basso, quindi un service to service invocation, quindi il dialogo di informazioni da un microservizio A a un microservizio B, dove microservizio A e B
sono dei microservizi creati da noi. Lo state management, quindi ogni microservizio potrebbe avere uno stato. Questo stato viene persistito su uno strumento di terze parti, come potrebbe essere uno storage di persistenza come Redis o altri storage che possono essere utilizzati e sfruttati con proprio questa caratteristica di state management. Possiamo avere il publish e subscribe, la parte di resource binding trigger che consente di sfruttare tutto quello che è lo stack tecnologico nel caso di .NET di Azure Function e quindi tutto ciò che è reattivo e ci consente una scrittura più immediata del codice, non più tramite uno stack ASP.NET puro, ma proprio tramite uno stack Azure Function Like. Possiamo andare a definire delle logiche adattori, quindi proprio con dei pattern ben precisi e specifici dello sviluppo adattori. Abbiamo la parte di tracing distribuita all'interno delle applicazioni, quindi qui ci saranno dei servizi che possono essere pluggati e agganciati direttamente con, come dicevo prima, uno strato di astrazione che Dapra ci fornisce proprio per andare a inserire queste informazioni nei servizi poi target dell'applicativo. In ultimo abbiamo i secret, ovvero la memorizzazione di quelle che sono le stringhe di connessioni, ad esempio le informazioni sulle carte di credito, tutto quello che un Key Vault fornisce direttamente come servizio, quindi un'astrazione, una sicurezza delle informazioni messe all'interno di un servizio che le chiude sotto chiave. Questo servizio, quindi tutto quello che è lo strato DAPR, tramite quindi dicevo le API HTTP o API gRPC, possono essere utilizzati da degli strati applicativi. Che strati applicativi? Bene, ci sono diversi linguaggi di programmazione che possono sfruttare queste API e hanno realizzato il relativo SDK che va a sfruttare le API stesse. Quindi abbiamo un SDK per Go che può essere sfruttato dalla nostra applicazione, uno per Node, uno per Python, ASP.NET Core, Java e C++. Tutti questi strati applicativi possono, e linguaggi di programmazione, possono andare a dialogare con Dapr direttamente tramite l'SDK e quindi tutto ciò che è API verso Dapr viene astratto proprio perché c'è una community che ha definito e ha scritto un SDK che consente il dialogo verso lo strato di Dapr. Questo SDK quindi ci consente di astrarci verso quelli che sono i servizi tramite le funzionalità che Dapr ci fornisce. Un esempio quindi per andare a dialogare con, ad esempio, utilizzare una service-to-service invocation, lo possiamo vedere subito in questa parte. Apriamo puntatore. Quindi in questa chiamata abbiamo la parte di state che quindi questa è una chiamata all'endpoint 3500 che solitamente viene identificata con Dapr proprio perché di default viene sfruttata questa porta, quindi tutta la parte applicativa per andare a richiamare lo strato di Dapr sfrutta la porta 3500, la versione 1 perché Dapr è in RC 3 in questo momento. E quindi è in versione 1 a pochi step dalla versione definitiva che è la 1, che sarà la 1.0. Quindi per andare a dialogare verso la parte di state, e lo state è uno dei servizi che vengono forniti proprio da Dapr stesso, noi andiamo a recuperare quella che è l'informazione all'interno della chiave di inventory. Quindi praticamente il servizio è inventory e noi andremo a recuperare la chiave order key. Questa è la chiamata che fisicamente dobbiamo fare per andare a dialogare dallo stato applicativo verso la parte di Dapr. Nella parte sotto, quindi nella seconda riga, invece andiamo a fare proprio una service to service invocation, quindi andiamo a invocare da un servizio A, andiamo a invocare un servizio che si chiama myApp, il cui metodo è new order. E quindi andando a richiamare questo endpoint, lo strato applicativo passa dalla nostra applicazione verso Dapr e poi Dapr porterà questa informazione verso il microservizio MyApp.
Quindi, come dicevo, questi sono i building block, sono building block ovviamente che possono essere personalizzati, la community ne sta creando veramente molti, ogni servizio viene aggiunto praticamente, non dico ogni giorno, ma ogni mese c'è sempre un qualcosa di nuovo, viene aggiornato, ci sono molte, la community sta contribuendo sia a livello di Gitter, ma ultimamente da Gitter si è passati a Discord per tenere più vivo quello che sono i vari canali. C'è un canale per SDK, c'è il canale di .NET, ci sono i canali delle estensioni, ci sono diversi canali. Questi canali ci consentono di andare a dialogare con la community, chiedere delle funzionalità magari sono necessarie, oppure di andare a richiedere informazioni su quello che attualmente è lo stato dell'arte. Questa slide è il cuore di questa sessione, perché tutto ciò che avviene in Dapper non è altro che un sidecar pattern. Che cos'è il sidecar pattern? Un'applicazione che viene deployata, rilasciata su un container, viene agganciata all'interno dello stesso container con un secondo container, che in questo caso è Dapper Sidecar. E quindi un'applicazione che fa parte di un macro container ha al suo interno due container, il container della nostra applicazione e il container sidecar che è Dapper a tutti gli effetti. Che cosa c'è nel container di Dapper? Beh, nel container di Dapper c'è l'SDK di Dapper, la versione XYZ a seconda della versione che andiamo a utilizzare, e questo ci consente di andare a sfruttare tutta quella che è la comunicazione tra il nostro stato applicativo e quello che andiamo a configurare quando andiamo a rilasciare il container nella parte applicativa. Quindi possiamo andare a rilasciare Dapper o direttamente su un Docker senza avere un orchestratore sotto, e quindi andare a rilasciare e deployare uno o più container che hanno Dapper montato al loro interno, oppure possiamo scegliere di rilasciare Dapper con tutte le varie, i vari comandi hanno l'aggiunta di un meno K proprio per andare a puntare questi rilasci, questi stati applicativi verso quello che è Kubernetes. E quindi possiamo andare a sfruttare tutti quelli che sono i nostri servizi in un'ottica di orchestrazione proprio di Kubernetes. Come avviene quindi lo stato applicativo e il flusso all'interno di Dapper? Semplicemente il servizio, nel nostro caso abbiamo due servizi, il servizio A e il servizio B, che vediamo in questa slide, va a dialogare sempre solo con la Dapper API. Quindi tramite Dapper API, per qualsiasi cosa noi abbiamo la necessità di fare, dobbiamo per forza passare dal sidecar di Dapper, il quale poi si preoccuperà eventualmente di dialogare con un altro corrispettivo sidecar di Dapper che va eventualmente a fare una service to service invocation, quindi service A Dapper, Dapper va a richiamare il Dapper corrispettivo, il quale prende l'informazione e la gira verso il service B. Oppure possiamo andare a sfruttare ad esempio dei binding, in questo caso Event Hub, Kafka o qualsiasi strumento che ci gestisca degli eventi di pub sub, quindi può o scatenare un evento oppure può pubblicare, in questo caso, può pubblicare un messaggio all'interno della parte di sottoscrizione. Quindi o possiamo andare a pubblicare un messaggio su quelli che sono questi strumenti qua sotto, quindi Azure Service Bus, Redis, Rabbit, e così via, oppure possiamo registrarci a un particolare evento, quindi con una sorta di sviluppo Azure Function Like, chiamiamolo così, in cui ci registriamo a un particolare messaggio e lo registriamo sulla nostra parte applicativa, e tutte quelle volte che l'evento viene messo all'interno del bus, ci viene rigirato tramite il Dapper Sidecar, il quale lo fa. Lo porta direttamente nella nostra applicazione all'interno del service code A, e quindi il service code corretto che deve andare a gestire quello che è la nostra binding trigger, quindi il trigger che deve forzatamente deve essere registrato per andare a recuperare un particolare messaggio all'interno di quella che è la risorsa di PubSub. Andiamo quindi a vedere
come funziona Dapr all'interno di Kubernetes, oltre agli strati applicativi, quindi i container IB che abbiamo visto prima, in cui all'interno di un singolo pod viene rilasciato il container applicativo e il container di Dapr Sidecar con la logica HTTP, quindi come abbiamo visto prima, HTTP e gRPC che fluisce dal container applicativo verso la parte di container Dapr. Tutte queste informazioni poi vengono rigirate verso i quattro container che vengono rilasciati all'interno del cluster Kubernetes. Abbiamo l'Actor Placement, il Sidecar Injector, il Sentry e l'Operator. Questi sono dei container Dapr particolari che qualcuno magari lo intuisce dal nome, c'è chi gestisce la parte degli attori, chi fa la parte di injection e di tutto quello che è la parte di operatori di Dapr e così via, e ci consente di tenere traccia di ciò che avviene all'interno dei container, tenere il monitor di tutto lo strato applicativo e così via. Qui sulla destra vediamo che c'è tutta la parte dei componenti che abbiamo visto nella slide precedente, solo che appare anche la sezione sotto del distributed tracing, quindi tutto ciò che avviene di log all'interno della sezione Dapr, ma anche all'interno dell'applicazione, possono essere loggati su un distributed tracing come Jaeger, Zipkin, Application Insight per Azure, Prometheus e così via. Ce ne sono veramente molti e ci consentono di andare a scrivere e definire tutto quello che è la parte di logging applicativo, sia a livello di infrastruttura, sia a livello di applicazione, che ci aiuta quindi a mantenere il nostro ambiente in uno stato healthy il più possibile, quindi in uno strato che ci consenta di capire subito quello che è l'errore ed eventualmente reagire di conseguenza. Andiamo a vedere in pratica una service-to-service invocation nella quale abbiamo due servizi, il servizio di front-end e il servizio, in questo caso cart. Come avviene il flusso? Il flusso avviene che il front-end, richiamando quindi l'endpoint 3500, quindi dove sta effettivamente il suo Dapr, questo è un singolo pod, il pod contiene due container, quindi il container Dapr e il container front-end. Il front-end quindi fa una chiamata ad Dapr alla porta 3500, invoca che cosa? Invoca cart, cart è il microservizio obiettivo di questa chiamata, con il metodo checkout. Quindi quello che deve implementare cart non è altro che il metodo checkout. Andiamo a postare quelle che sono le informazioni. Questo post che cosa fa? Che giro fa? Viene rigirato verso il Dapr del pod stesso, il quale poi la rigira verso il pod obiettivo, quindi quello dove c'è cart effettivamente, viene preso il dato e viene effettivamente rigirato verso dove? Verso quello che è il punto di arrivo del pod contenente cart. Quindi poi alla fine la chiamata dalla porta 3500 del localhost all'interno di questo pod viene girata verso il pod che viene ospitato su questo indirizzo interno, all'interno di Kubernetes, ad esempio, sulla porta 8000 slash checkout. A livello di state management funziona analogamente, quindi noi abbiamo un microservizio il quale avrà il suo particolare state management. Ovviamente lo state management di MyApp non è condiviso con un service A, un service B e quant'altro. State management è fatto proprio per avere la gestione dello stato di quel particolare microservizio. E quindi in questo caso, quando facciamo slash state slash store name, noi andiamo a utilizzare e sfruttare quello che è lo store name legato a questo microservizio. Infatti, vediamo che lo stato di queste due chiavi ha sempre davanti quello che è il nome di questo microservizio, il quale va a salvare un valore o un oggetto. Si possono utilizzare veramente tanti state management, ce ne sono veramente di ogni tipo, da Cosmos, Cassandra, Redis, DynamoDB, AWS, quindi veramente c'è di tutto. Quello che abbiamo visto è la sezione di post, quindi andiamo a postare quello che è il nostro dato. Vedete che qui c'è la chiave e il valore che poi vengono
tramutati all'interno dello state management con il nome del servizio, trattino e il nome della chiave e il relativo valore. Lo stesso avviene per Planet. Quando si va a leggere quello che è lo store name slash Planet, ovviamente si va a puntare verso questa chiave. Questa chiave quindi ha come ritorno dello stato che cosa? Esattamente quello che è contenuto dentro. Quindi con slash planet noi andiamo a ritornare esattamente il segmento che troviamo qui. Non andiamo a ritornare tutto questo, questa sezione, quindi un oggetto di tipo chiave valore, ma andiamo a ritornare direttamente il valore di quello che è lo state salvato in precedenza. La publish subscribe funziona anch'essa più o meno nella stessa maniera, c'è sempre DAPR che fa da sidecar pattern, il quale va a prelevare le informazioni di microservizio, in questo caso cart, chiama DAPR, lo chiamo con il publish, una volta che fa publish deve pubblicare che cosa? Il topic, il nome del topic, in questo caso order, e l'informazione del dato, quindi in questo caso l'oggetto user con l'oggetto item. Una volta che viene girato verso il servizio, che viene descritto ovviamente in un altro punto, e la bellezza di DAPR è proprio che noi rilasciando in un ambiente dove magari il cliente o il prodotto stesso ha necessità di utilizzare un Redis, rilasciandolo senza cambiare una virgola a livello di codice, ma cambiando la configurazione di DAPR, quindi agganciandoci uno state management diverso, potremo andare a sfruttare ad esempio Azure Service Bus. Che cosa cambia? Assolutamente nulla, perché è DAPR che gestisce proprio il salvataggio e il ripristino del dato. Quindi, tornando alla nostra publish and subscribe, noi pubblichiamo il dato all'interno di uno di questi servizi e dall'altra parte, una volta che abbiamo registrato le informazioni, in questo caso su shipping e mail, andiamo a richiedere quello che è lo stato dell'ordine. Ogni volta che viene pushato quello che è il nostro dato sul topic order e questi due servizi si vanno a registrare, otteniamo come risposta quello che è la parte di order sulla porta 8500-8400, perché sono effettivamente le applicazioni che si sono sottoscritte per quel particolare evento. Quindi su shipping e su email arriverà esattamente quello che è l'informazione di data. Abbiamo l'integrazione, la possibilità di integrare anche dei framework un po' più di alto livello, quindi oltre ai virtual actor che abbiamo visto anche prima, abbiamo tutto quello che è la parte di Azure Function, abbiamo la parte di Logic Up, di cui ho già parlato anche in altre conferenze, che non vorrei dilungarmi se non per una slide poi successivamente. Possiamo sfruttare DAPR anche per la parte di Spring Boot, e possiamo utilizzare quello che è il server side Blazor, anche quello è utilizzabile e funzionante. Nella demo che vedremo nella seconda parte vi farò vedere una semplice calcolatrice scritta proprio con un front-end server side Blazor, la quale insomma ha un'interfaccia grafica molto molto semplice, con una calcolatrice semplice con dei bottoncioni con dei numeri, e sul lato di destra abbiamo la parte di operazioni che più o meno per diviso, e il bottoncino uguale che consente di eseguire. Niente di più semplice, ma per capire tutto quello che è il giro all'interno di un'applicazione complessa fatta a microservizi è più che sufficiente. DAPR ed Azure Function, quindi andiamo a vedere quelle che sono le differenze rispetto a quello che è il nostro Azure Function. È molto molto semplice, vediamo che c'è un DAPR state che viene aggiunto installando quello che è l'SDK di DAPR all'interno di Azure Function, e andando a settare quello che in questo caso è lo store, noi possiamo andare a recuperare, questa qui è una funzione con un HTTP trigger, quindi una semplice chiamata a questo endpoint, ci consente di andare a recuperare tramite questa chiamata la chiave. E dalla chiave con DAPR state andiamo a leggere direttamente lo stato di quella chiave direttamente sullo state management di quel servizio. Andiamo a recuperarlo e poi lo ritorniamo in uscita. Un esempio molto semplice, ma per dirvi quanto DAPR va effettivamente a raggiungere il cuore di ciò che serve, quindi va
con una semplice chiamata e con delle data annotation va a recuperare quella che è la chiave su uno stato dello state management, la recupera la legge e la ritorna in uscita. Come vi dicevo, abbiamo anche tutta la parte di Logic App, è stato aggiunto ormai a maggio, quindi parliamo quasi di un anno fa, tutto quello che è la parte in preview di Logic App SDK. Logic App può essere sfruttato direttamente in un progetto parallelo, lo potete utilizzare anche direttamente in un progetto web. Sono state rilasciate due SDK a parte, le quali vanno a recuperare il JSON di definizione della Logic App, lo leggono da una cartella, un file system locale e caricano proprio quella che è la logica direttamente sulla vostra applicazione. Questo è quello che succede direttamente in DAP, Logic App, quindi tutto ciò che voi andate a definire con un workflow su Logic App, quindi o il portale o Visual Studio Code che hanno integrazione, anche se non funziona al 100% perché dovete sfruttare direttamente il JSON su Visual Studio Code, mentre sul portale è più facile, c'è un drag and drop ed è molto più user friendly. L'output di questa funzionalità vi consente di utilizzare e sfruttare quello che è una delle parti di Logic App, quindi qualche trigger e qualche logica if-else direttamente scritta su uno strumento drag and drop. Andiamo a vedere quindi la parte di DAPR. Il repository è sul mio GitHub personale. Andiamo a vedere un attimino il codice e poi entriamo nella sezione di running applicativo, proprio quindi sulla parte di calcolatrice. Nella demo di oggi, quindi andremo a vedere una semplice calcolatrice, la calcolatrice che siamo abituati a utilizzare, insomma, di quelle da utenti molto basici, non la calcolatrice scientifica, dove sono state implementate quattro funzionalità base, quindi le classiche operazioni. Somma, sottrazione, moltiplicazione, divisione, e poi sono andato a implementare quello che è una sorta di audit nel quale andiamo a memorizzare tutte le operazioni fatte dall'inizio della calcolatrice fino al successivo clear delle operazioni, quindi tutte le operazioni che avvengono durante dall'inizio dell'operazione, quindi da quando nella barra in alto c'è scritto 00 fino alla somma finale della somma di informazioni e di operazioni fatte una dopo l'altra. Andiamo a vedere concretamente, soprattutto all'inizio, come funziona la calcolatrice, poi entriamo un po' nel merito del codice, cercare di capire come funzionano i semplici servizi. Quella che è la calcolatrice, vediamo che la calcolatrice è questa, quindi una barra in alto dove abbiamo il numerino 0 in questo caso, non abbiamo nessuna parte di storico, abbiamo semplicemente la possibilità di inserire quelli che sono i numeri all'interno della calcolatrice. Ovviamente adesso si è frizzato un po' tutto, facciamo ripartire quella che è la calcolatrice e vediamo se tutto funziona. Ok, perfetto. Quindi riusciamo a digitare. Questa, come dicevo, è un'applicazione scritta in Blazor Server. Quindi, se io faccio 3 più 2, la somma dovrebbe fare giustamente 5. Se a 5 sommo, che ne so, 12, abbiamo 17. Facciamo una bella moltiplicazione per 2. E da questa moltiplicazione dividiamo tutto nuovamente per 2 e poi sottraiamo un 3. Questa è una serie di sono una serie di operazioni molto molto semplici che vengono fatte classicamente da una calcolatrice. Premendo il pulsante H andremo a vedere quello che è tutta la parte di storico, quindi tutte le operazioni fatte, 3 più 3, 6 più 1, ovviamente una volta fatto il 3 più 3 il risultato è 6, da 6 abbiamo sommato 9.
abbiamo ottenuto 15, da 15 abbiamo sottratto 10 e così via. Quindi questa è tutta la parte di storico che avviene. Tornando nella schermata precedente, ovviamente viene resettato tutto quello che è la parte di storico e sulla parte di contatore in alto. Premendo a C, vedete che viene resettata anche la parte di audit dell'applicazione stessa, quindi la calcolatrice resetta un po' tutto il suo stato. Ogni operazione è identificata da un particolare ID, quindi con questo ID, quando vado a fare AC o quando arrivo direttamente nella calcolatrice, genero quindi un nuovo ID. Questo nuovo ID viene associato a tutte le singole operazioni fatte. Quindi, se io faccio 3 più 3, avrò un particolare ID. Poi, se vado a sommare, ad esempio, altri due come valori, la somma viene fatta sempre con l'ID precedente, che è l'ID del calcolo, e quindi a livello di storico vedete che avrò un 3 più 3, 6 più 2. Questo mi consente di andare a recuperare tutta quella che è la parte di state management relativa che troveremo tramite DAPR all'interno del servizio di audit. Andiamo a vedere un po' a livello di codice come funziona. Quindi questa è la mia solution, abbiamo la add sample. Add sample, che è un progetto scritto in .NET 5, che ha al suo interno ha quello che è il pacchetto che si chiama dapr.aspnet core, è in preview. Questo pacchetto mi consente di andare a sfruttare nella parte di start, e mi consente di registrare quindi tutta la parte di dapr. Questo metodo di estensione mi abilita all'utilizzo di un dapr client all'interno dell'applicazione. Questo significa che tutto ciò che si può fare con dapr client lo possiamo iniettare in qualsiasi punto della nostra applicazione, proprio perché abbiamo registrato qui add dapr, e all'interno dell'applicazione possiamo sfruttare tramite il motore di dependency injection tutto ciò che ci viene iniettato nelle varie classi di servizio oppure nel controller stesso come client da poter utilizzare. Tramite la dapr client abbiamo una serie di metodi che ci consentono di andare a parlare quindi con le varie estensioni che sono state abilitate su dapr, quindi tutta la parte della service to service invocation, la parte di pub sub e così via. Per andare a gestire invece la parte di eventi in ingresso, bisogna andare a mappare la parte di subscribe handle, proprio per andare a ricevere gli eventi. In particolare vado a spostarmi sulla parte di audit, dove qui viene fatto lo use cloud events, che consente l'abilitazione della parte di lettura di eventuali eventi inviati con il metodo pub sub all'interno dell'applicazione, e con il subscribe handle noi andiamo effettivamente a mapparceli e a utilizzare tutto quello che effettivamente ne consegue. Torniamo quindi alla nostra applicazione add. Noi abbiamo un controller, add controller, con un solo metodo, il metodo è add operation, che al suo interno va a ricevere quello che è un oggetto, lo generic operation, che ha la first operand e il second operand, e ovviamente, siccome siamo nel servizio di somma, abbiamo direttamente un più matematico all'interno del nostro servizio, che fa la somma tra i due operandi. Una volta che vado a recuperare il mio risultato, semplicemente vado a creare un oggetto che si chiama new operand, al quale al suo interno vengono messi il primo operando, il secondo operando, l'ID che lega tutte le operazioni all'interno della parte di calcolo della calcolatrice. E infine vado ad aggiungere quello che è l'operand type, in questo caso è la somma. Vado a sfruttare quello che è il mio dapr client, vado a pubblicare all'interno di un pub sub name che si chiama calculator e un topic name che è calculator operation, quello che è il mio oggetto.
ritorna infine alla chiamata, quindi al front-end, quello che è l'informazione dell'operazione, quindi effettivamente quella che è la somma. Questa viene utilizzata per esporre all'interno della barra in alto quella grigia e effettivamente il calcolo della somma tra i due operandi. Mentre per quanto riguarda la pubblicazione di un evento, viene mandata verso il bus, dall'altra parte c'è il servizio, quindi il microservizio di audit che recupera l'evento e lo va ad archiviare all'interno dello state management, andando a richiedere le informazioni dallo state management. Quindi io vado a recuperare tutte le operazioni di storico avvenute in quel momento sulla calcolatrice. Andiamo a vedere in dettaglio quindi che operazioni possono essere fatte sul dApp client. Quindi dApp client in questo momento ha queste operazioni, il delete dello state, l'execute state transaction perché possono essere fatte delle operazioni transazionali, il bulk state perché possono essere fatte operazioni, più operazioni nello stesso istante. Get state e tag, get state entry, ma si possono anche invocare dei binding, quindi si possono triggerare effettivamente dei binding, si possono invocare dei metodi particolari, quindi la service to service invocation, si possono utilizzare quindi publish event, quindi si possono pubblicare effettivamente degli eventi sulla pub sub operator e così via. Si può salvare lo stato perché ovviamente lo stato appartiene al microservizio che lo sta usando, quindi oltre a recuperarlo, cancellarlo, modificarlo, fare degli inserimenti di tipo bulk, dobbiamo salvarlo in qualche maniera e poi quindi ci sono sia la save state che gli metodi try delete e try save. Il dApp client non ha altre operazioni se non queste, perché è abbastanza basilare. Ovviamente con il tempo e con le versioni aggiuntive di dApp, sicuramente questo dApp client verrà sempre più agevolata, verranno scritte sempre più informazioni e dei metodi che permetteranno, consentiranno di aggiungere sempre di più, insomma, informazioni tramite il sidecar pattern a quella che è la logica applicativa. Andiamo a vedere quello che è quindi la parte di audit. La parte di audit è un controller con due però metodi, non uno come quelle dell'operatore add. Abbiamo il metodo di get che tramite l'operation ID, che è l'ID che lega tutte le operazioni sulla calcolatrice, va a recuperare quello che è lo state entry async, quindi va a recuperare proprio quella che è un'operation history. L'operation history non è altro che una lista di operazioni. Le operazioni vengono inserite sul bus, vengono lette sempre da questo servizio tramite questo topic, che poi andiamo a vedere, e qui siamo in fase di lettura, quindi vado a prendere per quel particolare ID che c'è sulla calcolatrice tutte le operazioni legate direttamente a quell'ID. Quindi tutte le volte che io vado a sommare, faccio la somma, la sottrazione, la divisione su lo stato della calcolatrice attuale, vado ad aggiungere una nuova entry a questo sistema. Come i servizi vanno a pubblicare l'informazione? La pubblicano con questo topic, dove all'interno abbiamo il pub sub name e il nome della parte di operatore. Quindi pub sub name in questo caso abbiamo messo calculator e calculator operation è il nome effettivo. Vado a registrare il nome del metodo, in questo caso push element o un nome qualsiasi, vado a recuperare quello che è l'oggetto che viene inserito direttamente sul bus, in questo caso è un operation, e tramite il from service vado a inserire quello che è il mio dApp client. Perché? Perché devo andare a prendere le informazioni, recuperare tutto quello che è lo stato storico per quella particolare operation ID. Quindi l'ID che lega tutte le varie operazioni sulla calcolatrice, vado a leggerlo, tiro fuori lo stato. Sullo stato, se lo stato non è vuoto, vado effettivamente ad aggiungere una nuova operazione. Se invece lo stato non esisteva o era vuoto, semplicemente vado a creare effettivamente un nuovo oggetto di operation history e vado a salvarlo,
o con il save state, quindi vado a salvare effettivamente lo stato, gli vado a dichiarare quella che è la chiave che mi salva lo stato, quindi la lista di collezioni delle operazioni, altrimenti salvo direttamente lo state perché le informazioni di stato era già stata salvata in precedenza, io ho soltanto aggiunto l'operazione a una lista che c'era già e quindi vado solamente a salvare lo stato e non vado a salvare. A salvare l'oggetto di stato che è già presente all'interno del mio state management, mentre qui vado a creare un nuovo oggetto di stato che poi persiste tutte le varie informazioni nella collezione dell'operazione. A livello di front-end, andiamo a concentrarci su quello che è il calculator service che è molto semplice, run calculator dapper, gli vado a passare quella che è l'operazione effettuata lato front-end, a seconda del case dell'operatore, che è il tastino sulla parte di destra che abbiamo sulla calcolatrice, vado effettivamente a fare un post all'applicazione addApp, subApp, con i vari nomi dei metodi, quindi sub, add, div, mul e così via. Vado a postare quello che è l'oggetto che mi aspetto ovviamente nei vari servizi con il first operand, second operand e l'ID, dove l'ID è l'ID che vado a memorizzare a livello UI, che quindi utilizzo per tutte le operazioni fino a che non vado a cliccare AC in alto a sinistra. Una volta che ho recuperato il messaggio di ritorno, quindi il risultato dell'operazione che viene fatta nel microservizio, questa informazione viene parsata e viene ritornata direttamente alla UI, perché dobbiamo andare a mettere nella parte di resort quello che è il risultato effettivo, quindi result to string è quello che viene messo nel display, quindi nella barra in alto grigia della calcolatrice. Andiamo quindi a vedere come effettivamente avviene la history. La history semplicemente è un bottoncino che è quello della H che non fa altro che navigare nella pagina di history con la parte di Operation ID. Andiamo a vederla subito. Pagina di history è questa, dove effettivamente nella parte di inizializzazione viene richiamato questo metodo. Andiamo a vederlo subito. Conto implementation. Eccolo qui. Questo qui non è altro che un HTTP GET verso il servizio audit app, metodo audit, passandogli l'operation key. Quindi andiamo nella parte di audit ed eccolo qui, operation ID. Vedete che nel metodo audit vado a passargli l'operation ID e con questo metodo io vado a recuperare tutta quella che è la history per quel particolare Operation ID. La funzionalità è molto semplice, trovate il codice direttamente su GitHub. Questo qui è il repository dove trovate effettivamente il codice, molto molto semplice per avviarlo, basta un cluster Kubernetes. Nella cartellina di deploy ho messo quella che è la parte di Azure IoT, perché questa demo qui può andare anche su un orchestratore che può stare direttamente su un Raspberry e può andare anche in locale all'interno di un Kubernetes installato ad esempio su Docker. Ecco. La differenza, andiamo a vedere un attimino quello che è il portale, è che andiamo a focalizzarci sui servizi, sui microservizi utilizzati, quindi qui all'interno della parte di workload su AKS abbiamo sia i container dapper, operator, sentry, placement, dashboard e così via, e sia i container che effettivamente danno la mia logica applicativa, quindi abbiamo il calculator front-end, le varie operatori per le varie logiche e così via. Nella parte di service ed ingress ho utilizzato direttamente, fatemi vedere, ho utilizzato un attimo che chiudo.
questo qui ho utilizzato un load balancer per andare ad esporre quella che è il mio servizio calculator front-end service verso l'esterno. Quindi ovviamente adesso è andato in crisi un attimino, ma il front-end vedete che è in Blazor Server, che è stato ovviamente montato su un container a parte, e tramite il load balancer vado ad esporlo pubblicamente. Trovate, come vi dicevo, questi file YAML che mi consentono di andare a definire quello che è la mia applicazione con il nome dell'applicazione. Tutta la parte di informazioni, nella parte di annotazioni abbiamo le informazioni che possiamo aggiungere direttamente al container, quindi se DAPRA è abilitato, quindi bisogna montare all'interno del pod anche il container di DAPRA, l'application ID, quindi il nome dell'applicazione. Quindi nel microservizio potremmo andare a sovrascrivere quello che è l'app ID, che è una notation necessaria, e quindi se il microservizio su una DLL, magari perché è un progetto web, si chiama Pippo, noi qua sopra con app ID potremmo chiamarla Pluto e così via, e quindi è conosciuta all'interno dell'ecosistema Kubernetes come add-app. E quindi quando vado a richiamarla nell'URL che abbiamo inserito all'interno del front-end di Blazor, la devo chiamare come add-app ed è conosciuta così. L'app port in questo caso è la porta 80, perché è un'applicazione web, quindi viene esposta direttamente sulla porta 80. Questo è il livello di debug che eventualmente può essere sfruttato anche per la parte di logging, la parte di profiling dell'applicazione. Quindi qui andiamo ad aggiungere veramente poche informazioni. Ecco. La parte sottostante va a definirmi qual è il container registry dove andare a recuperare questa applicazione. Quindi gli do esattamente il registry corretto con il nome del container, che vedete che è diverso rispetto all'app ID, e gli do esattamente il nome delle porte che mi interessano e tutta la parte di registry secret e così via, perché giustamente per connettersi sul registry serve il secret per andare a inserire la username e la password, ecco. Questa quindi è la mia calcolatrice, i file YAML vanno a descrivermi quello che è l'informazione della relazione di microservizi all'interno del cluster Kubernetes e così via. Vi ringrazio quindi per l'attenzione, la demo è conclusa, non ho altro da aggiungere, abbiamo visto sia la parte di teoria che la parte applicativa. Se avete ovviamente qualche domanda, qualche dubbio, il repository GitHub è aperto e pubblico, scrivete pure lì oppure scrivete insomma i miei contatti che trovate sui vari social, da LinkedIn e così via. Vi ringrazio, buon proseguimento con la Scottish Summit e a presto.